fatta in Italia? Smettiamola di pensarlo. Guardiamoci intorno. Non c'è via d'uscita. Perché non è vero che ci interessa cambiare le cose. Anzi, noi siamo la crisi e ci rifiutiamo di essere la soluzione. Questo perché siamo stanchi, disinteressati e apatici. E non saremo mai ambiziosi, appassionati e intraprendenti. Preferiamo lamentarci della troppa burocrazia e non vogliamo cogliere le opportunità di una nuova fase economica. È solo tempo perso. E non è vero che servono soluzioni concrete per risolvere i problemi del mercato del lavoro. È scontato, al Made in Italy preferiamo abbassare la qualità dei prodotti. Non diteci che serve una nuova visione politica e industriale per costruire il futuro. Internazionalizzare e innovare è inutile. Per questo non pensiamo che saranno i nostri prodotti e le nostre scelte ciò che ci farà uscire dalla crisi. È vero, alle parole non seguono i fatti. Quindi smettiamola di pensare che il profitto è uno strumento sano per la crescita. Pensaci, l'immagine dell'Italia all'estero è persa. E non è vero che vogliamo migliorare il posizionamento delle nostre aziende in Europa. È solo questione di tempo. Chi ha la vista lunga sa che non è il momento. E tutto questo succederà se non invertiremo la tendenza. È il momento. E chi ha la vista lunga sa che non è solo questione di tempo. Vogliamo migliorare il posizionamento delle nostre aziende in Europa. E non è vero che l'immagine dell'Italia all'estero è persa. Pensaci, il profitto è uno strumento sano per la crescita, quindi smettiamola di pensare che alle parole non seguono i fatti. È vero, ciò che ci farà uscire dalla crisi saranno i nostri prodotti e le nostre scelte. Per questo non pensiamo che è inutile internazionalizzare e innovare. Serve una nuova visione politica e industriale per costruire il futuro. Non diteci che al Made in Italy preferiamo abbassare la qualità dei prodotti. È scontato, per risolvere i problemi del mercato del lavoro servono soluzioni concrete. E non è vero che è solo tempo perso. Vogliamo cogliere le opportunità di una nuova fase economica. E non preferiamo lamentarci della troppa burocrazia. Siamo ambiziosi, appassionati e intraprendenti. E non saremo mai stanchi, disinteressati e apatici. Questo perché siamo la soluzione e ci rifiutiamo di essere la crisi. Anzi, ci interessa cambiare le cose, perché non è vero che non c'è via d'uscita. Guardiamoci intorno. Smettiamola di pensarlo. Fatti in Italia.